Don Pier, sei il direttore della Casa Salesiana di Aleppo, in Siria. Oggi sei qui per questa testimonianza ai giovani, ma vivi la tua missione pastorale in una terra, insomma, molto complicata, ma dove i salesiani da tantissimi anni, e soprattutto negli ultimi anni, portano avanti la loro missione di aiuto per i giovani. Come sono le situazioni che vivete? Ecco, i salesiani in Siria siamo presenti dal 1948. Sulla richiesta di una famiglia di Salem, una donna che si chiama Matil Salem, in cui ci ha chiesto di venire per aprire la prima scuola professionale in Siria. E così siamo rimasti con i ragazzi, con i giovani, nell'insegnamento fino al 67, dove abbiamo perso la scuola. Attualmente abbiamo una missione, è quello di mantenere un oratorio bello, grande, accoglie tanti giovani e ragazzi, e soprattutto durante la guerra, che è cominciata nel 2011, l'oratorio è diventato un punto di riferimento per tanti giovani e ragazzi, dove accogliendo tanti giovani in tempi molto difficili, dove la morte era seminata in tutta la città, questo oratorio era come un segno di speranza, no? Per questo facevamo le cose normali, come ogni oratorio, ad esempio come quello di Vasto, catechismo, incontri, associazioni, gruppi sportivi. Ecco, facevamo le cose normali, ma in tempi non normali. Quello che rendeva quest'opera e dava speranza a tanti giovani, tante famiglie anche. Ecco, ancora oggi sono centinaia di giovani che quotidianamente frequentano l'oratorio e quindi vedono in voi salesiani un punto di riferimento per, insomma, sostenersi nel loro cammino, andare avanti e sperare in quello che possa essere sicuramente un futuro migliore. Sì, il nostro lavoro è vero, puntiamo alla crescita, alla formazione dei giovani, perché abbiamo una grande speranza che il futuro della Siria avrà un successo, nonostante tutti i voci che dicono il contrario, che è un paese in guerra e resterà così, tante forze a livello mondiale, a livello zonale, in cui impediscono questa crescita in qualche modo. Noi cerchiamo di dare questa speranza. Insieme a noi ci sono tanti congregazioni anche che lavorano nel campo, e la chiesa locale che sta cercando di fare lo stesso, no? È sempre lo spirito di Don Bosco in quelle terre, in cui anche parla arabo lì. Don Bosco, lì dico sempre che lì parla arabo, parla alla gente, è voluto molto bene. E cerchiamo di dare il meglio di noi, no? In questi incontri come quello di oggi, in cui racconti un po' la tua esperienza, quello che succede ad Aleppo, i giovani italiani, i giovani europei che vedono una situazione che può essere distante, una situazione non vissuta come quella di una guerra, di situazioni di difficoltà, come possono entrare in sintonia con questa storia che tu vivi sulla tua pelle, su quella dei tuoi giovani e che racconti oggi loro? Certo. E la testimonianza di oggi non la faccio per creare compassione e dire poverini questi ragazzi così sfortunati, ma perché diventi anche un esempio per tanti giovani, anche di quelli europei, italiani, in cui vedono vari giovani che nonostante la mancanza di delle cose basilari della vita, continuano a voler bene alla vita e vogliono viverla con tanta passione. Racconto delle testimonianze di tanti giovani in cui si buttano nell'aiuto degli altri giovani. Racconterò di tante difficoltà che attualmente vivono i giovani a tutti i livelli, a livelli economici, a livelli di sicurezza, a livello proprio di relazioni, ma nonostante tutto mostrano a tutto il mondo che
anche nei momenti difficili possono essere utili per gli altri, no? Questa è la forza del dono, donarsi per gli altri sempre, sempre bene.